Ciao a tutti amici, benvenuti su Rayban.inc. Siamo qui oggi su questo nuovo gioco che è una specie di successore di Plugin Evolved. Siamo qui per portare questo nuovo gioco che è uscito veramente da poco. Allora, premetto che ho fatto già una piccola partita giusto per capire un po' com'è il gioco, e devo dire che sotto alcuni punti di vista può essere anche meglio di Plugin Evolved. E penso che i due giochi, Rebel Inc. e Plague Inc., siano uguali. Uguali, ma è ancora molto presto per fare un paragone. Però in verità ho notato una grande solidità, delle ottime basi, e devo ammettere che il gioco mi ha colpito molto, in senso molto positivo. Facciamo una piccola partita giusto per fargli vedere. Il gioco principale, allora. Campi Aurei. Tengo solo questi, giustamente. Sono 5 mappe. Va bene, andiamo. Che abbiamo qua? Non niente, non so di funzionare. Vabbè, vado di funzionare. Che devo dire? Va bene, c'abbiamo qualche consigliere? No, non c'abbiamo un cazzo di niente. Vabbè, buono. Allora, volevo farvi vedere una partita semplice. Però in realtà, aspetta. Facciamo la normale. Perché facile? Facciamo la normale. Brutale no. No. Preferisco altro. Allora, chiamiamo l'operazione. Non si può cambiare il nome? Ecco. Ecco. L'operazione è Feb. Chi ha giocato a Fallout sa di cosa sto parlando. Il progetto Feb. L'operazione Feb è qui. Ok, l'invasione si è conclusa, le forze in campo di sovranità. Nonostante si auspicasse un cambiamento, la regione resta instabile e la popolazione si sente abbandonata. Il governo locale si è incaricato di gestire un'operazione. L'obiettivo è stabilizzare la regione. Hai pieni poteri sia nelle questioni civili sia in quelle militari. E dobbiamo stabilire il quartier generale. Stabiliamo il nostro quartier generale esattamente qui, ad Alpha Victor. Ok, abbiamo 42 dollari. Inizierei con il dialogo sui servizi, dialogo infrastrutture e dialogo sviluppo. Nel governo facciamo i delegati di distretto e cerchiamo di combattere già la corruzione. Nei militari non possiamo fare ancora niente. Iniziamo a fare forniture di acqua, risanamento scolastico e scorte mediche. Abbiamo sta aumentando l'inflazione, porca corruzione, via. Cosa potremmo fare come ultima cosa? No, niente, rimaniamo così. Attenzione al tasso di inflazione. L'inflazione aumenta il costo delle altre iniziative ed è causa della spesa ingenti mirate a una singola tipologia di iniziativa. Giustamente. Se l'inflazione dovesse diventare troppo elevata, attendi che si riduca per evitare di sprecare risorse. Ed ha molto ragione. La reputazione di Fev, vabbè, l'operazione Fev, è limitata. Va bene. Ok, nuovi fondi, bene, molto bene. L'inflazione sta calando, sono molto contento. Dobbiamo fare una milizia locale, assolutamente. Così potremo ostacolare gli insulti. Voci di insurrezione. Iniziative militari autorizzate. Già ci attaccano? Dobbiamo fare subito amore. Devo fare per forza così amore. Non c'è altro modo. E facciamo anche due, sanità avanzata. Suggerimento, le unità in addestramento sono a sinistra. Queste sono le nostre truppe di coalizione. I nostri droni ci hanno aiutato a scoprire altre regioni. Insorti avvistati in zona Foxtrot Kimo. E quindi inviamo le nostre truppe un attimo qua. Spostiamo le nostre truppe. Ci vorrà un po'. I nostri droni ci aiutano. Sempre più bambini scolarizzati. Molto bene, sono molto bene. Gli insulti conquistano Foxtrot Kilo. Partiamo.
Vediamo se funziona a Twitch. La vedo molto dura. Speriamo che vada tutto bene. Dobbiamo fare un'altra. Questo. Questo. No! Che succede? No, aiutiamo. Vabbè, non fa niente come andare a conduzione. Ce la stiamo facendo. Aumento straordinario delle riserve idriche. No, aspetta, rimani qua. Dobbiamo costruire assolutamente un distretto. Che succede qua? Un consiglio era autorizzato da Feb ha compiuto gli insulti del distretto, ma ha causato anche diverse vittime tra i civili. Qual è la tua risposta? In sabbia. Perfetto. Accampamento degli insulti avvistato. Molto bene. Abbiamo distrutto l'accampamento degli insulti, però qua dobbiamo andarcene. Andiamo per qua. Oh, perfetto. Distribuzione di farmaci sempre più efficiente. Perfetto. Li abbiamo massacrati. Prendiamo la nostra reputazione, cazzo. Ma è difficile. Andiamo su civili e cerchiamo di fare forniture scolastiche, alfabetizzazione, campagna sanitaria base. Poi qui facciamo la costruzione dei presidi, supporto ai civili. E facciamo aiuto sanitario come immediato. Diciamo autonomia estesa. Autonomia estesa, questo è molto buono. E poi facciamo sistema scolastico esteso e ci fermiamo. Occupazione per carenze di salute. Ma è impossibile. Cazzo. Anestesici presidio. Perfetto. Cazzo. Sono molto forti. Questi ribelli sono molto forti comunque. Ok, la stabilità è aumentata qui. Che succede qua? Ci serve una breve estensione ancora. Corruzione in aumento. Dobbiamo attuare delle manovre di anticorruzione immediatamente. Appena possibile lo facciamo. Perfetto, allora. Attacchiamoli, sono circondati. Sono circondati, non ho alcuna speranza. Cazzo. Oh, cazzo. Calma, cosa c'è qua? Forma circoscritta. Con calma, comunque. Cazzo. Che succede qua? Avvestiamo il presidio immediatamente. Assolutamente. Che succede qua? Si è presentato l'opportunità di avviare un dialogo con i leader degli insulti della regione. Cerchiamo il dialogo. Cerchiamo il dialogo. Perfetto. Allora, un punto chiave nei negoziati di pace è la partecipazione degli insulti alla politica in futuro. Gli insulti possono benissimo fondare un partito. Bene, allora, con calma, allora, attuiamo delle manovre anticorruzione. Neanche una guerra è una corruzione. Poi, facciamo questo ufficio e ci fermiamo. Cosa volete voi? Un punto chiave nei negoziati di pace è l'indennizzo alle vittime del conflitto. Beh, in realtà gli insorti dovrebbero scusarsi. Dovremmo fare che gli insorti si scusi. Protesta per carenze di lavoro.
Presto, presto! Cos'è qua? Arrestiamo alcuni leader. Che succede qua? Vabbè, ritiriamoli a questo punto. Nove leggi sono state proposte per migliorare i diritti alle donne. In forma progressiva. Militari, cioè abbiamo bisogno di truppe nazionali. Tante truppe nazionali. Ok, un punto chiave nei negoziati di pace è lo smaltimento delle armi degli insorti dopo un'eventuale firma del trattato. Sicuramente gli insorti non vorranno perdere tutte le armi, quindi io credo che una consegna delle armi pesanti vada più che bene. La pace deve esserci, non è giusto che sia, pur arrivando a dei compromessi. Allora, facciamo delle strade sterrate e un sostegno all'allevamento. Facciamo un programma di che? Sanitario esteso. Cosa c'è qua? Fondi internazionali in parte ritirate. Potenziale trattato di pace è pronto per essere discusso con i leader di entrambi gli schieramenti. Per me, io vorrei firmare il trattato di pace. Migliorare l'accesso a alcune menti. Beh, penso che ce l'abbiamo fatta. In 8 anni, se non sbaglio è iniziato nel 2002, non mi ricordo quando è iniziata l'operazione FEV. L'operazione FEV ha stabilizzato l'intera regione nel 2010, permettendo di firmare un trattato di pace con gli insorti. C'è ancora speranza per il futuro. 4 stelle su 5, non male, non male. Ok, una reputazione bassa. Perché non ho sconfitto i ribelli, ma se non avessi sconfitti qua sarebbe stato il casino. Vabbè, un punteggio di 1100 più o meno ci sta. Ragazzi, dimmi che ne pensate del gioco, io lo trovo molto interessante, molto divertente. E niente, noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.